è impegnata con le elezioni delle RSU, una grande prova di democrazia e trasparenza. Quest'anno anche i lavoratori a tempo determinato potranno votare ed essere eletti. Un diritto conquistato per dare piena rappresentanza anche al personale precario. Oggi ci interessiamo dei lavoratori del comparto della conoscenza, vale a dire scuola, università, enti pubblici di ricerca e alta formazione artistica e musicale, che saranno chiamati a rinnovare i loro rappresentanti il 3, 4-5 marzo. In generale le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie sono importanti per dare un segno del fatto che i lavoratori sono coscienti e che vogliono partecipare all'organizzazione del lavoro. Questo è eh, l'obiettivo più importante che vogliamo raggiungere, cioè portare molta gente a votare, tutti i lavoratori a esprimere il loro voto. In particolare per la ricerca perché lo consideriamo e lo considerano tutti, almeno a meno parole, noi nei fatti, eh, un settore strategico su cui investire insieme a tutto il settore della conoscenza perché riteniamo che l'Europa debba ripartire sostanzialmente dalle, dalle tecnologie, dall'innovazione, eh, per ricreare anche un tessuto industriale veramente innovativo, eh, che non sia competitivo nel, per il costo del lavoro, ma che sia competitivo proprio per la qualità dei prodotti e per l'utilità soprattutto per, per le persone. Uno dei temi scottanti di queste elezioni è quello che vede in campo l'Ateneo Fiorentino comune di Firenze, Regione Toscana e Aeroporto, a proposito dell'allungamento della pista dell'aeroporto di Peretola che il polo scientifico denuncia possa avere un impatto negativo sul territorio. Noi abbiamo già organizzato un'assemblea di lavoratori come RSU insieme all'RSU dell'Università per capire effettivamente quale sarà questo impatto. È stato chiaramente. Diciamo, è stato... Chiaramente riassunto il fatto che l'impatto sarà notevole, eh, ci sarà da, probabilmente da spostare edifici, da spostare laboratori. Comunque, il problema che noi poniamo, soprattutto da un punto di vista tecnico, è cercare una risposta a come mai in Toscana non si possa fare un unico hub aeroportuale a Pisa, in cui, in cui Firenze sia servito in maniera efficiente con una linea ad alta velocità, per esempio con l'aeroporto, che è una situazione del tutto normale per una, per una città, anche per una città di grandi dimensioni europea. C'è un aeroporto a 80 km di distanza con un buon servizio di collegamento, e consideriamo che a Pisa esiste già una pista credo, di 3 km, è anche un progetto di ampliamento dell'aeroporto in cui c'è tutto lo spazio disponibile. Quindi noi abbiamo soprattutto eh, evidenziato eh, il problema di come mai non c'è una risposta a questa alternativa che è senza dubbio migliore che costruire un nuovo aeroporto a Firenze. Quest'anno anche i precari possono partecipare alle elezioni. Anche questa è una prova di democrazia finalmente. Sì, finalmente eh, questo è il, il primo anno in cui i precari non solo possono partecipare eh, eleggendo i propri rappresentanti ma anche essendo eh, eletti. E questo è importante perché finalmente il, il precariato viene visto eh, dai sindacati, almeno per la prima volta, un qualcosa di, che non è più mh, un peso come magari a livello politico ancora forse si continua a pensare. E, ma invece eh, i precari sono la, la base insieme agli altri colleghi. Eh diciamo più eh, stabili ehm, per una, eh, lo sviluppo e una, una ricerca che si cerca mh, di renderla al pari del, del resto del, dei paesi europei. E, mh, anche se il, il precariato diciamo, è sempre eh, di serie A, cioè se precariato di serie A ancora e precariato di serie B, non tutti i precari possono votare, ma solo quelli a tempo determinato, però già è un passo avanti eh, per cercare eh, di dar Ancora più in modo forte eh, a, questa, a questa grossa fetta di, di persone che, comunque, danno un contributo notevole al, allo sviluppo del, del paese in tutto il mondo. Si vota anche all'Istituto Comprensivo Statale Giorgio Lapira di San Donnino, che comprende tre scuole dell'infanzia, tre elementari ed una scuola media. Questo ha fra i suoi obiettivi l'incontro fra le culture, la valorizzazione delle diversità culturali, intese come risorsa fondamentale per lo sviluppo e la formazione di personalità aperte all'incontro con gli altri. In questo vasto territorio si registra la più grande comunità cinese d'Italia con oltre 20.000 presenze. In questa nostra comunità facciamo esperienza continuamente del dialogo fra culture, fra provenienze diverse, e quindi è un terreno di, su cui la didattica, l'accoglienza, eh, la sperimentazione di nuove forme di inclusione diciamo, eh, ci trova in prima linea e, e trova i docenti, e, e il personale ATA, insomma, a dover far fronte a problematiche eh, eh, molto grandi. Fortunatamente è una scuola che da anni lavora su questo e quindi possiamo dire di essere anche una punta d'eccellenza in, in questo senso e, e all'interno di questo contesto eh, le RSU hanno un ruolo ovviamente eh, molto importante perché contribuiscono a far sì che eh, i diritti eh, degli studenti vengano messi avanti a tutto e nello stesso tempo la possibilità dei lavoratori di esprimere al meglio le loro funzioni in questo senso che possono essere garantite anche attraverso eh, il ruolo molto importante della contrattazione, contrattazione integrativa di istituto. Il governo si appresta a definire dei nuovi provvedimenti. Il 16 di febbraio la ministra Giannini vi invita, invita la scuola a partecipare ad un incontro. Cose che mancano? Allora, prima di tutto mi viene a dire alleluia, era l'ora, cioè noi stiamo dicendo da tantissimi mesi che noi vogliamo discutere delle cose che non vanno e delle cose che si possono migliorare. Nelle sedi deputate a questo, nelle sedi dei rinnovi contrattuali, noi stiamo chiedendo da tanto tempo, parliamo della buona scuola, noi la chiamiamo giusta scuola, in in nostra, nel chiamarla giusta scuola noi vogliamo sottolineare un aspetto che nella, nei provvedimenti che verranno fuori sembrano mancare, quello del richiamo alle eguaglian, ai principi costituzionali che per ora non abbiamo potuto vedere nella cosiddetta buona scuola nei documenti. Ecco, quindi noi diciamo parliamo di tutto questo, confrontiamoci. Eh, non siamo reticenti su niente, però non lo possiamo fare solo con i sondaggi, con i click e diciamo mandateci una mail perché si leggerà. Allora io mi auguro che eh, l'incontro del 16 apra una fase nuova di confronto vero, serio. E, e, I rappresentanti dei lavoratori della scuola sono ben contenti di poter lavorare con il governo su questo, però nelle sedi serie dove si discute, ci si confronta e si prendono provvedimenti anche insieme.